per riscrivere. In Europa le regole continuano a essere scritte, riscritte, perché è così fin dall'inizio dei trattati di Roma, no? Non è come negli Stati Uniti che hanno scritto una Costituzione e dopo secoli sono ancora lì a basarsi esattamente su quelle parole con pochi emendamenti. Per cui noi dobbiamo essere credibili in Europa anche per aggiornare le regole nel migliore interesse dell'Italia. Questo con Monti, ad esempio, ha cominciato a succedere. Oggi Monti è in Europa con la Merkel, con Barroso, eccetera, a perorare la causa europea e dentro la causa europea quella italiana. Mentre Berlusconi parla dell'Europa come se fosse un'agenzia esterna che ci manda fogli d'ordine in tedesco. Non sì. è così. Il problema è che devi partecipare alla Costituzione europea. L'ultima è evidentemente anche la dichiarazione sul fatto di Balotelli far ridere che insomma un giocatore possa davvero spostare dei voti, ma insomma il fatto di averlo preso perché con una battuta ha detto perché ha fatto piangere i tedeschi. Ma insomma, guardi, se si va verso la io sono Europa. Io sono juventino. Non lo so se è vero che i milanisti correranno a votare Berlusconi perché ha trovato 20 milioni per comprarsi Balotelli. Io invece però sono felice per Balotelli, perché Balotelli, nonostante non passi giorno in cui dimostra di non essere... Vabbè, ma a 20 anni, quindi insomma, da 20 anni più o meno. In troppo modo, ma Balotelli è l'emblema di quello che Berlusconi e la Lega hanno negato e continuano a negare agli stranieri che nascono e crescono in Italia. Balotelli, quando ci furono le Olimpiadi in Cina, non poté partecipare nell'Under 21, insomma nella formazione olimpica, perché non essendo ancora maggiorenne, pur essendo uno nato in Italia, cresciuto in Italia, che sa parlare solo bresciano, non poteva diventare cittadino italiano. E quindi io spero che la Lega, e Maroni che è milanista, e Berlusconi, di Balotelli, oltre che i gol, da Balotelli imparino questo, cioè che noi stiamo negando a decine di migliaia di Balotelli in Italia, che magari non sono così famosi, ma nemmeno lui che era famoso c'era riuscito, di diventare cittadini del paese in cui nascono, crescono, assimilano la lingua, gli usi, i costumi e nel caso di Balotelli la maglia e il tricolore. La battaglia per dare la cittadinanza a chi nasce straniero, nasce e cresce in Italia, che io reputo una battaglia di civiltà. Negli Stati Uniti la sta facendo la vedova di Steve Jobs, sì, per esempio. Sì, sì, oggi anche. Se Balotelli serve a cambiare questo centrodestra retrivo sui temi dell'immigrazione populista e demagogo, ben venga Balotelli, anche se gli porta qualche voto in più. È finita anche è finito anche proprio per temi non solo, anzi molto meno calcistici e più riguardanti insomma il sociale, proprio in copertina sul Time versione europea Balotelli, per quanto lei ha detto. Chiudiamo con questo SMS, poi la ringraziamo. Un SMS di Daniele. Onorevole Della Vedova, e com'è possibile trovare 4 miliardi per MPS Montepaschi-Siena e non riuscire a sbloccare i fondi per l'Emilia? Guardi, sono temi diversi. Questi 4 miliardi sono 2 miliardi che già c'erano, messi giustamente dal governo precedente, 2 miliardi da questo governo. Non sono soldi dati gratuitamente, ma sono un prestito a un tasso di interesse molto alto, il 9% destinato a salire al 15%. È previsto che se il banco di Monte dei Paschi non potrà pagare gli interessi, rimborsare il prestito, la banca passerà allo Stato, che dovrebbe risanarla e rivenderla. L'impegno a trovare i fondi fino in fondo, diciamo tutti quelli che servono, c'è, è stato preso. So che non è poi alla fine semplice nella ristrettezza di bilancio, però non sono purtroppo, per forza, insomma, non sono due cose sovrapponibili, perché sarebbe troppo facile, come quelli che dicono l'IMU usata per il Monte dei Paschi. Non è così. Si tratta di un prestito con alto tasso di interesse che, se non verrà rimborsato, porterà alla nazionalizzazione della banca. È un prestito in cui i contribuenti che lo erogano attraverso lo Stato sono molto garantiti, e ricordiamoci il caso della Lehman Brothers, la banca fallita negli Stati Uniti, che diede origine a una crisi, all'ampliarsi della crisi mondiale. Nessuno può permettersi in Italia che la terza banca fallisca. Bisogna condannare accertate le responsabilità in management,
farla pagare agli azionisti, ma se il Monte dei Paschi di Siena fallisse andrebbero di mezzo non solo i lavoratori e i piccoli correntisti, i piccoli azionisti del Monte dei Paschi, andrebbe di mezzo l'economia. Quindi capisco la sofferenza di chi dice lì si trovano i soldi altrove dove servirebbero di più, no, però sarebbe anche irresponsabile dire vabbè facciamo fallire la banca. Chiaro. Della Vedova grazie, in bocca al lupo come facciamo a tutti.